Tutti, allora, video prodotti finiti. Inizio subito a farvi vedere cosa c'è nel sacchetto. Primo prodotto, troviamo queste strisce depilatorie della VET per il viso. Funzionano veramente, quindi provatele perché strappano molto bene. Poi bagnoschiuma Vidal, buonissimo questo qua, il cocco. Il solito Listerine. Tutti i prodotti che ho già ricomprato, bagnoschiuma, il mio preferito di Tesori d'Oriente, crema corpo di Leo Crema, questa qua l'Argan che utilizzo soprattutto in inverno, comunque quando fa meno caldo, ma comunque buonissima, sia l'odore che l'idratazione. Poi sapone intimo, il mio shampoo amato, shampoo questo qua ultra dolce di Garnier agli oli meravigliosi, ovviamente già ricomprati, ve li ho anche fatti vedere in un video aggiornamento di Hair Care, quindi andatelo a vedere. Poi altro sapone intimo, altre striscette viso, le stesse. Poi maschera capelli al cocco, già ricomprata della Garnier, buonissima per i capelli lunghi e sfibrati. Questi qui che sono i cottoncini struccanti che prendo da Tigotà, quelli grandi. Scusate, balsamo ultra dolce agli oli meravigliosi, buonissimo, sempre di Garnier. Anche quello ricomprato. Altro sapone intimo. Siamo a tre. Poi altro sapone intimo, questa linea la vende Tigotà, non è male. Costano anche poco. Poi il mio amato struccante occhi doppia azione della Nivea, quindi quello bifasico. Poi la mia amatissima crema viso di Clarins, già comprata, la Multi Active Jour, quella per le prime rughe, con protezione SPF 15. Poi il mio amato detergente viso di Mario Badescu. Andate a vedere anche l'ultimo video sull'aggiornamento skincare perché lo trovate vicino a quello dell'hair care. Li ho fatti proprio ultimamente, dove vi spiego come lo utilizzo. Comunque questo gel io lo adoro, lo uso tutte le mattine per pulire il viso e l'ho già ricomprato. Altri cotoni struccanti grandi. Poi questo mini deodorante che comprerò grande perché è buonissimo, anche se da uomo ha un profumo spettacolare. Poi questa maschera della Delidea, che è un brand che vende Tigotà, non mi è piaciuta, brucia anche. Poi questo mascara, il Telescopy Lift, che l'ho amato, faceva delle ciglia pazzesche, però odiavo lo scovolino, ora ve lo faccio vedere. Eccolo qui, vedete, un po' strano e soprattutto ogni volta mi facevo malissimo perché è duro, quindi no. Altro mascara finito che invece ho amato è questo qua, il Lash Paradise marrone di L'Oreal. Il Lash Paradise è un mascara che già avevo provato, ma nella versione marrone è ancora più bello. E gli ultimi due prodotti. Allora, uno è questo di She Glam, che era un olietto, un lip oil amato e ricomprato. E poi qui c'è invece il campioncino che mi avevano lasciato quelli di Sephora della maschera notte di Laneige, quella rosa. La odio, ragazzi, non lo so, sarò l'unica al mondo, ma è untissima, mi dà un fastidio alle labbra pazzesco e non mi piace proprio. Questo era tutto, grazie per avermi seguita. Ciao ciao!